Nicolò Ragnolo, ex corteggiatore di Sabrina Ghio, ha svelato dei retroscena piuttosto curiosi sul suo percorso a Uomini e Donne e sull'ex tronista. Uomini e Donne, il percorso di Sabrina Ghio. Gli affezionati di Uomini e Donne ricorderanno il percorso da tronista di Sabrina Ghio. La ragazza aveva partecipato a una delle prime edizioni di Amici come ballerina. Dopo un matrimonio finito male dal quale è nata una bambina di nome Penelope, Sabrina ha deciso di provare a trovare l'amore nella trasmissione di Maria De Filippi. Ha portato alla fine due corteggiatori molto diversi tra loro, Nicolò Fabbri e Nicolò Ragnolo. Sabrina ha scelto proprio quest'ultimo, ma lui le ha detto no. Nicolò Ragnolo torna a parlare di Sabrina Ghio. Nicolò poche ore fa ha pubblicato un post su Instagram e un utente ha scritto un commento facendo riferimento al suo percorso a Uomini e Donne accusandolo di essere stato falso con Sabrina. Ecco che cosa gli ha scritto. Sei bella, non ci sono dubbi, ma sei stato tanto falso con Sabrina. Nicolò ha risposto immediatamente con le faccine sorridente con questa frase. Pensa che è l'esatto contrario. Non solo. Un'altra persona si è interrogata sulle poche parole dell'ex corteggiatore e si è chiesta il motivo per cui non parlasse e non dicesse qualcosa di più. Nicolò, quindi, ha risposto ancora in questo modo. Io la verità la so e sono convinto che nella vita tutto torna. Le motivazioni del no a Sabrina Ghio. Durante il percorso a Uomini e Donne in Sabrina Ghio è nato da subito un forte interesse per Nicolò Ragnolo, conquistata dal suo aspetto fisico e dai suoi occhi che le ricordavano una persona molto importante della sua vita. Invece, Nicolò si è accorto che non gli piacevano molti lati del suo carattere. Secondo lui Sabrina non dava mai delle risposte chiare ed era molto incoerente. Per questo motivo Nicolò aveva detto chiaramente che non era interessato ad avere una storia con lei. Sabrina ha voluto sceglierlo ugualmente per finire in modo coerente il suo percorso.